anda Napoli, Napoli in cassaforte. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara. Raccontiamo qualcosa del tuo negozio, di questa macelleria che vedo che ha un enorme successo, di quello che ho saputo in giro. È una macelleria condotta a livello familiare, ci lavoriamo io, mia moglie, mia cognata e una nostra parente. Abbiamo un'azienda sita a 3 km da qua dove alleviamo i nostri bovini, sono bovini di razza marchigiana, abbiamo qualche incrocio, qualche podolica. Niente, un lavoro che facciamo con passione, almeno io ci metto tutto l'amore della fesa di tacchino, abbiamo preparato un po' di pollo condito, abbiamo del pollo paesano, stiamo facendo della trippa con fagioli, visto che il periodo comincia il freddo, abbiamo le orecchie, il musetto del maiale, abbiamo un tacchino farcito, abbiamo i conigli ripieni, abbiamo il coniglio alla cacciatora, abbiamo delle faraone, delle quaglie, diciamo un po' di tutto riguardo al prodotto artigianale. Questo è il periodo, diciamo, dello stinco di maiale. Sì, dovrebbe essere preparato. Niente, noi lo prepariamo, ve lo leghiamo e ve lo prepariamo già noi con i vari ortaggi. E poi va sfritto in olio d'oliva extravergine. Sì. Dica. Questa è tutta roba che preparate voi, insomma. Sì, questa è roba che prepariamo io e i miei collaboratori. Vogliamo passare dall'alto del bancone. Allora, questa è la moglie, questa. Lei è mia cognata. La cognata, salve, sorriso, grazie, come sta? Tutto bene, io sono Baldini. Eccoci qua. Abbiamo Marinella. Marinella, salve, che cosa sta facendo Marinella? Marinella sta facendo delle cosce di pollo disossate da fare arrostite alla brace. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara. Non vogliamo mandare invece una ricetta veloce? Per quelle che non hanno voglia di cucinare, consigliamo una bella fiorentina, adesso ve la faccio vedere. Sì, vedere, visto che in questo periodo consigliamo una fiorentina. Facciamo vedere anche l'etichetta. Così, ecco. Fatta alla brace, questa è carne frollata. Questa è quella che oggi ci dà per mangiare, così me la porto in Eccoci, sì, sì. Ecco, e assaggio anch'io la roba buona. Accompagnata dilettevole, regia. Da un filo d'olio. Olio extra vergine d'oliva, rufolo. E questo dov'è che avete? È prodotto nella nostra azienda. Avete un frantoio? No, abbiamo una piantagione, diciamo, di ulivi secolari. E il frantoio Sì, dove c'è anche la bandiera italiana. Dunque un prodotto, la carne che voi avrete a tavola, sarà già etichettata, si sa da dove arriva, roba buona. Dunque, tutta documentata e seguita a regola da dalla nostra ASL e dai nostri veterinari, che senza offesa sono persone serie. Sono affezionato perché è la prima che ho acquistato da ragazzo, l'ho fatta restaurare con l'intenzione di usarla, però poi è venuta così bellina, si addice col colore alla mia macelleria, ho deciso di metterla qua. Anche perché è un pezzo storico. Grazie, vedo che c'è salami etichettati, ben selezionati, abbiamo dal salame Napoli. Tutta roba di nostra produzione, e in più abbiamo questi formaggi, questo è un ottimo formaggio tipico di Oliveto Citra, proviene dal caseificio Moscato, è un caseificio anche lui a conduzione familiare e producono solo formaggio di pecora. Questo è formaggio stagionato a circa 6 mesi di stagionatura ed è un prodotto eccezionale, diciamo, per un buon dopo pranzo. Con un buon bicchiere di vino, sì. Possibilmente un aglianico, bravissimo. Se è a vostra disposizione, perché si addice benissimo con un antipasto di questi salumi di nostra produzione. Poi facciamo assaggiare un raviolo fatto con la ricotta del caseificio Moscato, per continuare con una fiorentina e all'ultimo un assaggio di questo formaggio di pecora. Cari telespettatori, più di così il tuo staff Tonino Rufolo, li vuoi ricordare? Allora, è composto da Santina, da Melina, da Marinella e abbiamo Donato. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
Allora, salve a tutti, siamo nella località Rudini, a Oliveto Citra, sono sempre con Tonino che mi sta portando nella sua azienda. Ecco, come potete vedere anche il furgone, cortesia e qualità, la nostra forza, è quello che naturalmente in tutti questi anni Tonino Rufolo sta dando ai suoi clienti che lo vanno a trovare. So che arrivano anche da Salerno, dalla maggior parte anche dalla regione Campania, però quando vengono da voi trovano il meglio della carne. E tutto quanto, come potete vedere, vedete che bel panorama che c'è. Tonino Rufolo con noi, un grosso imprenditore giovane, che dicono che i giovani, invece lui è arrivato direttamente dalla Lombardia, è un varesotto trapiantato qui, ha conosciuto una bella donna e insieme a lei ha creato questo paradiso. Allora, questo fondo appartiene alla mia famiglia da secoli, è stato tramandato da generazione in generazione e 10 anni fa mio padre ha deciso di donarmelo. Io ce la sto mettendo tutta, ho cercato, era solo un uliveto, diciamo, esteso più o meno intorno ai 10 ettari, e, diciamo che ci sono dentro qualche 3.000 piante di olive. Come mai hai messo la tela verde? Oh, ti spiego, caro Baldini, sì. Questo telo serve per raccogliere, come tu vedi, queste ghiande che noi usiamo per i nostri maiali. Visto che fra poco, gennaio, febbraio, partiamo con la macellazione dei maiali per fare la salsiccia, non c'è un alimento migliore per i maiali di queste querce, in quanto sono un alimento naturale al 100%. Bravissimo, bravo. Ma qua stiamo scoprendo tante cose. Qui cosa stai fabbricando? Cos'è questo? Qui stiamo fabbricando in costruzione il nostro un punto vendita di prodotti agricoli. Qui vendiamo l'olio che verrà realizzato nella nostra azienda, i salumi e i formaggi che ci auguriamo siano pronti al più presto per partire con quest'altra. Questo è un olivo secolare, è uno dei 2000 che ti dicevo che sono stesi per la terra ed è di razza frantoiana. È una razza, significa? La frantoiana è un olivo particolare di queste zone, dà un olio di caratteristiche eccezionali, ha un'acidità bassissima e un profumo e un sapore distinguibile. Agasciafort, agasciafort, agasciafort mannara, agasciafort, agasciafort, agasciafort mannara. Qui allevo gli animali per la mia macelleria, sono tutte vitelle di varie razze, ho delle vitelle limousine, queste sono pronte, diciamo, alla macellazione, fra 20 giorni verranno macellate. Poi qui abbiamo delle brune alpine, abbiamo delle podoliche e là abbiamo degli scirolè bianchi. Questi animali vengono alimentati con paglia esclusivamente di grano duro, paglia di grano duro, paglia che proviene dalla zona di Conza della Campania, ha un profumo, voi non potete sentirlo, eccezionale. Ma già sta arrivando ai nostri telespettatori questo profumo. Questo è un prodotto indispensabile per la buona crescita degli animali. In più usiamo farine, questa è una farina mista di orzo, avena e mais che macino io personalmente la domenica e preparo la dose settimanale. Come vedete gli animali vengono cresciuti con passione. In tutto questo mi aiuta mia moglie, mi aiutano i miei figli. Io spero di andare ancora avanti e di ingrandire questa azienda. La cascia forte, gli andirinate per ne fa che non tengo titoli, non mi vuoi rendita, non c'ho un vestito per quella me. Ma cascia mi necessita per forza la giatene. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anima e zia Sofia. Non ci ricapilla, non cuorne curalla, ed il becco d'un pappagallo che noi perdemmo nel 23. Allora, siamo in questa tavernetta che ci ha portato Rufolo. Stamattina siamo andati nella sua azienda, al suo negozio, e questa sera siamo nel suo angolo preferito. Come state vedendo, c'è una tavola con un buon pane casareccio, salsiccia fatta da lui e un buon vinello, ma questo lo gusteremo tra pochissimo. Raccontiamo dove siamo. Siamo in un locale che io uso prettamente in inverno, lo uso appositamente per essiccare la salsiccia, visto che nella nostra zona è un prodotto di cui ne andiamo fieri,
Questa è una salsiccia fatta con maiali strettamente locali, non ne facciamo un quantitativo eccessivo, infatti abbiamo appena cominciato e rendetevi conto che siamo verso i primi di dicembre e il lavoro dura circa 90 giorni, non di più, in quanto le condizioni atmosferiche devono essere ottimali. Questo è un locale fatto apposta, ha un soffitto fatto in travi di castagno di un certo spessore, i quali sono in grado di permettere un'ottima essiccazione della salsiccia. C'è sempre, ci deve essere sempre, come vedete voi, un appena appena un po' di fuoco. Questo è un camino creato da me appositamente. Il locale viene tenuto costantemente sotto la mia attenzione con due termometri, i quali mi danno costantemente la percentuale di umidità del locale. Come vi ripetevo, è un prodotto di qualità, lo facciamo per una clientela molto esigente, i quali non badano alle eccessive quantità, ma vogliono la qualità del prodotto. Finocchietto si vede. Un pizzico di pepe, basta. Ecco qua. Guardate. Ecco qua. Allora facciamo un cin cin per questo ragazzo giovanissimo, per una grande azienda, leader nel campo del mercato. Dunque, se volete venirci a trovare, siamo a Oliveto Citra, vuoi dare l'indirizzo? Sì, siamo a Oliveto Citra, in via Michele Clemente. Quando volete venire, siete i nostri ospiti, cercheremo di offrirvi il meglio del meglio. Una cascia forte, ma qua casciere c'ho vacati, certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non sparire. San Casimiro Martire, sta cascia fa mavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie.